La situazione idrica nel territorio del Canavese è critica. Come in molte zone del nord Italia, dove il livello di laghi e di corsi d'acqua è preoccupante, purtroppo anche la nostra zona sta facendo i conti con una siccità evidente, che rischia di creare ulteriori problematiche pure nei mesi futuri. Che sia un momento delicato lo si evince anche dalle parole di Onorino Freddi, presidente del consorzio Ovest Torrente Orco, realtà canavesana con sede a Rivarolo che da anni si occupa di irrigazione e del miglioramento fondiario di un'importante fetta della zona alto canavesana. I monitoraggi fatti, pur attraverso l'utilizzo di droni, regalano una fotografia davvero preoccupante. Già nel 2022 non erano mancate problematiche e razionamenti, ma grazie ad alcune preziose collaborazioni, alla fine le difficoltà erano state superate. Il rischio ora, nel 2023, sembra essere ancora più alto. La mancanza di precipitazioni, sia nevose che piovose, hanno fortemente intaccato quelle che erano le riserve di alta quota. Se il meteo non cambierà, nello spazio di poche settimane, potremmo incorrere in momenti ancora più difficili rispetto a 12 mesi or sono. Naturalmente l'agricoltura è uno dei comparti tra i più colpiti. Il consorzio sta collaborando con i coltivatori al fine di trovare soluzioni a livello anche di semina, mentre con SMAT si sta valutando il progetto di recupero delle acque depurate per utilizzarle per le irrigazioni.